Ciao amici di Mio Pilates, continuiamo il lavoro con il loop verde per gli arti inferiori dedicato all'interno coscia. Quindi, sigla. Ci mettiamo sdraiati, probabilmente lo siete già, quindi state continuando l'allenamento per gli arti inferiori con il loop. Faccio partire il cronometro così da essere abbastanza preciso sulla tempistica. Oh, dov'è? Interrompi, azzera, via. Ok, ci siamo ragazzi. Allora, attenzione, attenzione. Non è stato un po' creativo l'utilizzo del loop per l'adduttore perché in genere si utilizza il cerchietto, la softball, però ho trovato delle soluzioni che ci permettono di allenare sicuramente all'interno delle cosce, ma proprio tanto la stabilizzazione, che sapete che è uno degli argomenti che amo. Allora, prima lavoriamo il lato destro. Mettete il loop stranamente cioè dovete inserire la mano destra e la gamba destra. Prepararvi in questa posizione con il braccio disteso, proteso a 45 gradi circa, rigido fino alla mano, in modo da creare una bella resistenza. La gamba destra a tavolino o poco oltre per una questione organizzativa motoria, proprio di statura. L'altra gamba rimane piegata o distesa, forse meglio semipiegata così. Inspiro, il braccio destro fa resistenza e resta fermo. La gamba sinistra tira verso l'interno. Fuori l'aria, ritorno. Sentite anche un bel lavoro nell'area del braccio. Inspiro, tiro. E fuori l'aria, piano ritorno. Inspiro, tiro. 3. E fuori l'aria, ritorno. Inspiro 4 e ritorno. Inspiro 5 e ritorno. Inspiro 6, tiro, 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 tiro e ritorno. Inspiro 7, forza e ritorno. Cominciate a sentire calore nell'area interna della coscia. Inspiro 8, fermo bene il braccio destro. Postura corretta nella schiena, 9. Se non avete idea di cosa sia una postura corretta nella schiena da supini, guardate il video della prima lezione di Pilates e i relativi 6 approfondimenti dove spiego bene proprio la posizione neutra della schiena. Chi mi segue lo sa, deve tenere l'osso sacro giù, imprimere le costole. Forza ancora 5, inspiro, espando la gabbia toracica, fuori l'aria, attivazione della powerhouse. Ci sono un'infinità di cose, un esercizio che sembra semplice e banale, in realtà integrando tutte le formazioni che avete a disposizione è veramente completo. Ce ne manca uno, inspiro, tiro e fuori l'aria, ritorno. Ora, lasciamo ancora il loop alla gamba destra. E afferriamo a questo punto dall'esterno, vedete la mano va ad afferrare il loop, tiro, sposto un pochino il loop verso l'arco del piede, porto il gomito destro verso terra, la gamba sinistra è, lasciatela pure semipiegata, inspiro, tiro l'elastico, l'importante è che questa mano destra resti fermo perché se vado e inseguo la gamba non si crea resistenza. Inspiro, tiro, porto la gamba verso sinistra e lentamente disegno un cerchio con controllo. Dico con controllo perché per effetto dell'elasticità, esagero, la gamba tende a ritornare velocemente. 15 cerchi così. Forza. Inspiro, tiro e fuori l'aria, controllato il ritorno. Inspiro 2, io mi occupo di contare, voi delle correzioni, spalle giù, colonne in neutro, in tiro, fuori, disegno il cerchio con controllo. Inspiro, tiro fino a sentire l'interno delle cosce lavorare e ritorno. In e fuori l'aria, ritorno con controllo, forza, inspiro 6. Fuori l'aria, disegno il cerchio, inspiro 7, disegno il cerchio, inspiro 8, disegno con controllo il cerchio, ve lo ricordo sempre, 9,
Tira bene in ogni direzione, forza, resisti anche con la mano che prende, lo so che sentite fastidio, quindi giù bene la spalla destra, posizione neutra della colonna, non dimenticatevi, forza ancora, in tiro l'elastico, disegno il cerchio con controllo, me ne fate due ancora, box del tronco sotto controllo, ultimo ragazzi insieme, forza, in, sento l'adduttore lavorare e controllo, ritorno, mollo e lascio. Faremo tutto a sinistra prima di passare alla seconda serie, quindi ammetto il piede sinistro dentro al loop, metto la mano sinistra dentro al loop, il ginocchio è ancora raccolto e flesso al petto, né? Anzi, il piede lo mettete, io mi trovo bene all'arco del piede. Preparo il braccio sinistro proteso fuori a 45 gradi, giusto? E questo braccio deve restare assolutamente lì fermo. Inspirando, porto il ginocchio verso il ginocchio sinistro verso il lato destro, mentre il braccio sinistro resta fermo, torno lentamente. Inspiro 2 e fuori l'aria, ritorno. Vai, tiro, 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 tiro. Il resto del corpo resta fermo, si muove solo la gamba sinistra. Inspiro, controlla il bacino, non si deve muovere. Per me il lato sinistro, che non, praticamente io non sono assolutamente mancina né di braccio né di gambe, è il lato un po' più difficile, lo sento perché devo controllare molto di più, il braccio tenderebbe a scappare, la gamba anche. Forza, ancora. Inspiro, resta concentrato. Vai, in, tiro, mantengo le posture corrette di schiena e braccio, me ne fate altre 3 ripetizioni. In, e piano, ritorno. In, powerhouse, nel ritorno, fatemi l'ultimo. Fantastico ragazzi, ora afferrate con la mano sinistra proprio l'estremità del loop, tirate fino a che il gomito sinistro tocca terra, lì adesso rimane. Inspiro, tiro il loop con la gamba sinistra portandola a destra, gestisco il cerchio con controllo e ritorno, ne faremo 15, se occorre sposta il piede destro un poco più avanti, in. E fuori l'aria, torno. Inspiro 2, sento l'interno coscia lavorare, controllo bene il cerchio. Inspiro 3 e fuori l'aria, giù bene l'anca destra che tende a sollevarsi. Inspiro 4, gestisco il cerchio e ritorno. Ossigenati bene mentre mantieni le posizioni neutre della schiena. Inspira, tira e fuori l'aria. Con controllo faccio il cerchio. Inspiro 7 e fuori l'aria. Il più possibile ferma la mano sinistra. 8, tiro, 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 tiro e fuori l'aria, disegno il cerchio bene ogni ripetizione, ragazzi. Stiamo lavorando proprio sull'interno delle cosce, inserendole oltretutto all'interno di movimenti di massimo controllo, quindi non è solo ed esclusivamente interno delle cosce, ma anche assolutamente stabilizzazione. Forza che ne facciamo ancora 5 insieme. Oltre che mobilità della testa, del femore, nell'anca, dai che ce ne mancano 4, inspiro, tiro, fuori l'aria, gestisco il cerchio, ne mancano 3, in e controllo il cerchio, ne mancano 2, un bel respiro, sentitevi respirare, io devo parlare quindi non posso stare, però voi sentitevi proprio. Con la pausa, ancora uno, e riposo un attimino. Dopodiché risistemiamo, diamoci il tempo per sistemare il loop, che sicuramente se accade anche a voi, dovrete
dovete risistemarlo e mettiamo i piedi, le caviglie all'interno del loop. Controllo un attimino la tempistica. Perfetto, siamo. Allora, adesso lavoreremo sul fianco. Ci mettiamo sul fianco destro, mano destra a sostegno di collo e testa, date allungamento e posizione laterale neutra. Se non sapete cos'è la posizione naturale neutra laterale, andate alla seconda, terza lezione di Pilates, mi raccomando. Allora, il loop sulla caviglia destra è proprio alla caviglia, mentre il piede sinistro, vedete? Il loop lo metto a cavallo del dorso del piede e dell'arco. La gamba sinistra funge da punto fisso, assolutamente, quindi deve restare ferma lì, immobile. Giro vita, colonna in autoallungamento. Porto la gamba destra in su fino a sentire la tensione del loop. Inspiro su e fuori scendo piano. Inspiro su e fuori scendo piano. Inspiro 3 e scendo. Inspiro 4, forza, forza, forza. Ad ogni ripetizione senti bene il lavoro. Inspiro 5 e ritorno. Inspiro 6 e ritorno. Inspiro 7 e ritorno. Inspiro 8 e ritorno. Solo 2, forza. Adesso ce ne manca uno, rimango su, yes, piccoli cerchiolini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fantastico, l'altro giro, 1, sempre tirato il loop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù la gamba destra. La gamba sinistra scavalca la gamba di sotto, ok? Tira su la gamba destra e tira l'elastico in alto e indietro. 1, 2, piccolissimo il movimento ma lo sentite, 3, 4, 5, tira forte, 6, 7, 8, che caldo! 9, resto, cerchiolini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'altro giro, 1, 2, sempre tirata la fascia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e stop. Controllo il tempo, siamo giusti giusti per ripeterlo dall'altro lato, quindi ci mettiamo sul lato sinistro del corpo, sul fianco, mano sinistra che regge collo e testa, posizione neutra del corpo nella parte alta, tira, siamo prima con la gamba sinistra che lavora sul davanti visibile, quindi loop sull'arco interno del piede sinistro, sull'arco interno del destro, la gamba destra piantatissima. Tesa la gamba, il ginocchio sinistro guarda proprio avanti, il piede flex. Tiro in alto la gamba, 1 e scendo, 2 e scendo, 3 e scendo, 4 scendo. Inspiro, tiro, piano scendo. Inspiro, 6 e piano scendo. Controllo nella box, 7, scendo. 8, scendo, 9, piano, scendo, 10, ok, piccoli cerchiolini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, forza che cambiamo il giro, forte il giro vita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la gamba destra scavalca la sinistra, ancora la destra ferma, tira l'elastico con la gamba di sotto in alto e indietro, 1,
due, tre, quattro, il movimento è piccolino, guarda il minutaggio, è 5, 6, 7, siamo perfetti, 8, 9, 10, rimani, piccoli cerchi, giro vita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, resisti con la destra anche, 7, 8, 9, cambiamo il giro, 1, 2, 3, fatica, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e riposo. Ragazzi, fantastico, siamo perfettamente nei 15 minuti. Come state? Allora, il loop, mi sono, ripeto, impegnata un pochino per trovare queste soluzioni di lavoro per l'adduttore con il loop e spero vi siano piaciute. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e ci vediamo con il prossimo video.